5 consigli per andare a pesca quando ci sono le giornate veramente veramente calde. Un video importantissimo, appunto perché le estati degli ultimi anni ci stanno facendo veramente soffrire il caldo. Negli ultimi anni, e probabilmente da quello che pare anche per i prossimi anni da qui a venire, soffriremo sempre di più il caldo quando andremo a pescare. Durante l'estate dovremo abituarci ad avere giornate molto torride e quindi dovremo abituarci, anche noi dovremo riuscire ad attrezzarci, ad abituarci per poter continuare a praticare la nostra passione nonostante queste temperature. Ovviamente restano validi tutti quei consigli basilari che dicono di solito a studio aperto: bere molto, non uscire durante le ore più calde. Ma noi sappiamo che comunque quando siamo in pesca le ore più calde spesso e volentieri per alcune tecniche di pesca possono essere molto proficue. I consigli che vediamo oggi, poi tra l'altro oggi mi vedete in barca ma semplicemente perché dovevamo uscire per fare altri video, ma i consigli che vediamo oggi non sono validi solo per chi pesca in barca, ma daremo dei consigli anche per chi fa altre tipologie di pesca. Diciamo che sono 5 consigli che possono andare bene per tutti quelli che in estate devono andare a pescare o al piede o in bellyboat o in barca, insomma in qualsiasi condizione. Consiglio numero 1: abbigliamento tecnico anti-UV. È una cosa che veramente vi potrà svoltare durante le vostre giornate di pesca. Sto parlando di queste maglie a maniche lunghe. So che l'idea, se non le avete mai provate, l'idea di mettervi su una maglietta a maniche lunghe in estate vi fa sudare solo il pensiero. Ma queste maglie di ultima generazione, le fa Sims come questa che ho su addosso, le fa Patagonia. Fa dei tessuti veramente eccezionali su questo punto di vista. Sono veramente il top assoluto per andare a pescare durante l'estate. Questo perché? Innanzitutto, manica lunga ci copre bene le braccia, spalle. Se compriamo quelle col cappuccio, come in questo caso, e io ve le consiglio, durante la pescata possiamo addirittura tirare sul cappuccio e non bruciarci orecchie, coppino, spalle. Insomma, sono veramente eccezionali, soprattutto per chi magari come me ha la carnagione molto chiara. Basta guardare la differenza tra la mia mano, che è sempre scoperta, e il mio braccio. Che chi come me ha la carnagione molto chiara e soffre molto il sole, potersi coprire è eccezionale. Queste maglie sono un tessuto ultra leggero, si asciugano subito se bagnate, per cui anche se mettiamo le mani in acqua perché abbiamo preso un pesce, arriva un temporale estivo, si bagnano, insomma si asciugano subito e soprattutto non ci fanno sudare, sembra come di non averle. Invece che mettersi a petto nudo sotto il sole cocente e magari doversi impiastricciare di crema per riuscire a non bruciarsi, con queste qua noi semplicemente mettendo la maglietta staremo freschi e non ci bruceremo. Qualche piccolo consiglio anche sulle maglie anti-UV. Come vi ho detto, Patagonia ha dei tessuti veramente eccezionali da questo punto di vista, ma anche quelle di Sims, che a prima vista possono sembrare un pochino più pesantine, in realtà non lo sono e sono veramente eccezionali. Soprattutto se di Patagonia possiamo dire che i prezzi non sono proprio leggerissimi, alla portata di tutti, Sims in realtà ha prodotto delle maglie al giusto prezzo. Tra l'altro ci sono tantissime maglie con diversissime grafiche sulla schiena, qui davanti, proprio perché sono prodotti che possono andare bene per diverse tipologie di pesca. Io questa la metto per quando vengo a pescare il bass, e infatti c'ho dietro disegnato il bass, ma al di là di quello ci sono anche modelli con la trota, con l'uccio, insomma modelli dedicati a tutto. Questa tipologia di maglie io infatti la uso anche quando vado a pescare in montagna, soprattutto quando vado a pescare in alta quota, quando sono fuori da boschi, sono praticamente sui pascoli. Camminare magari un'ora sotto al sole lì può picchiare veramente tanto. Una maglia così è leggera e ci aiuta tantissimo a stare in pesca. Altra cosa fondamentale, non solo le maglie, ma come potete vedere io porto anche una calzamaglia. Questa addirittura io non le vendo perché faccio fatica a trovarle, proprio calzamaglie così leggere, anti-UV sempre, a contatto con la pelle, su cui poi metto un pantaloncino. Come vedete io ho questi pantaloncini che sono sderenati, distrutti, tutti sforacchiati, ma sono i miei pantaloncini portafortuna. Si sa, il pescatore mi è anche un po'... come si dice? Superstizioso. Mi è anche un po' superstizioso. Secondo consiglio per andare a pescare quando fa veramente caldo in estate: occhiali da sole, ragazzi.
occhiale da sole, un bel occhiale da sole polarizzato, o come in questo caso gli out-off, addirittura fotocromatici, possono aiutarci tantissimo. Abbiamo già parlato degli occhiali da sole nel video appunto dedicato agli out-off, dove abbiamo visto il modello piuma a maschera e il modello swordfish, questo qua dalla linea un po' più classica, con i vari colori di lente, le varie scelte. Un occhiale polarizzato è fondamentale, soprattutto se peschiamo, come in questo caso, sul lago, in bellibot, in barca, anche da riva. Stiamo tutto il giorno con praticamente uno specchio che ci riflette la luce del sole in faccia. Gli occhi a fine giornata danno fastidio, bruciano. Poi l'occhiale polarizzato di buona qualità ci aiuta sicuramente anche nell'azione di pesca. Ci fa vedere i pesci, ma soprattutto ci fa vedere le strutture e ci aumenta il contrasto di quello che succede sotto il piede dell'acqua. Quindi abbiamo subito la percezione di quello che succede, il colpo visivo, il colpo d'occhio su quello che sta succedendo. Una settimana fa ero a pescare in alta montagna, su un torrente alpino, molto piccolo, e vedevo le trote che si muovevano e si avvicinavano ad attaccare la mia esca. Addirittura a chi era in pesca con me dicevo: guarda che arriva, prima che lui la vedesse, prima che lui la sentisse in canna. E addirittura sono riuscito a afferrare un temolo, che non è proprio una preda di comune a spinning. Sono riuscito a afferrare un temolo a gomma, proprio perché l'ho visto arrivare, ero pronto sulla ferrata. Quindi occhiale polarizzato in estate non può mancare, in generale in tutte le stagioni, ma in estate, oltre ad aiutarci a pesca, ci protegge anche gli occhi da quello che potrebbe essere i colpi del sole. Una piccola nota di merito per i piuma: con le stecchette così piccoline e la maschera comunque così larga, riduce al minimo anche quella roba antiestetica che potete vedere addosso a me, perché sto usando gli swordfish invece con la sbacchetta ampia, della bronzatura con la mascherina, con la righetta qua bianca e con la mascherina stile panda. Con questi, con i piuma, questa cosa è ridotta molto al minimo, perché appunto la stecchina è molto stretta. Terzo consiglio per andare a pescare in estate quando fa molto caldo: bevete molto. Non è un modo di dire alla studio aperto, ma portatevi dietro sempre molta acqua, oppure molte bevande con sali minerali per stare belli freschi, idratati e per darvi sollievo. Quando state in pesca tutto il giorno in estate, parliamo ad esempio di bass fishing come quello che siamo portati a fare qui in barca, stare concentrati, magari le mangiate vi arrivano alle 2 del pomeriggio sotto il sole cocente e voi siete in pesca dalle 6 della mattina. Dovete stare concentrati, e non c'è niente di peggio che non bere oppure perdere la concentrazione perché state soffrendo il caldo, oppure avete la gola secca. Insomma, continuate a pensare a quando vi fermerete al bar a bere qualcosa. Bere molto vuol dire portarsi una borraccia abbastanza grande e capiente, questa cosa sia in barca sia quando andate in torrente, in lago alpino, in montagna, oppure a pescare dal piede. Vedete, io ho questa qua, questa Yeti da un litro, a cui ho agganciato questo moschettone molto grande, proprio perché l'aggancio allo zaino e me la porto sempre dietro. La riempio prima di partire, in modo che sono sicuro di avere l'acqua, e poi durante il tragitto, se vado in montagna ad esempio, cerco sempre, appena ho la possibilità, la rabocco, continuo a tenerla piena. Addirittura, dipende dalle vostre pescate, cercate di organizzare le vostre pescate. Noi oggi siamo in barca, ci siamo addirittura portati una ghiacciaia con dentro due bottiglie di acqua congelata e delle bottigliette di acqua e di succo, in modo da avere sempre qualcosa da bere durante la giornata. Una ghiacciaia così, ovviamente in torrente o se andate a pescare dal piede non potete portarvela, ma tenerla in macchina con già la roba pronta è perfetto, perché magari nello spostamento tra uno spot e l'altro, se vi capita una pescata un pochino più itinerante, potrete prendere, scambiare sempre le robe che avete, oppure riempire la vostra borraccia con acqua fresca presa dalla ghiacciaia e continuare così la giornata. Portarvi acqua fresca, ragazzi, vi ribalta, vi cambia completamente la giornata. Chi viene in pesca con me sa che io ho sempre la ghiacciaia in barca, anche perché tra l'altro è comoda come seggiolino per stare qui dietro, ma soprattutto perché questa ghiacciaia, le ghiacciaie della Yeti, come le borracce, sono eccezionali, tengono il freddo in una maniera spaventosa. È un loro brevetto molto particolare, di cui magari un giorno parleremo in un video dedicato, ma sappiate che io qua dentro metto delle bottiglie ghiacciate praticamente la sera prima di uscire, anche, e la metto in macchina,
su con la macchina magari a 40 gradi, il giorno dopo quando vengo a pescare le bottiglie sono ancora ghiacciate, tutte le bottiglie che gli ho messo dentro sono belle fresche e magari se faccio 2 giorni di guida è capace che il terzo giorno ho ancora il ghiaccio dentro la Yeti. È eccezionale, chi le ha provate in barca sa di cosa sto parlando. Costano, perché costano, ma la qualità, ragazzi miei, è eccezionale. Quarto consiglio per pescare in estate, l'antizanzare. È fondamentale avere l'antizanzare. Poi ovviamente questa cosa può dipendere a seconda degli spot dove andate a pescare, ma ragazzi, quando le zanzare sono veramente cattive, soprattutto se pescate dal piede, questa cosa è spaventosa, un buon antizanzare vi può aiutare veramente molto. Mi ricordo una volta in cui ero a pescare dal piede, praticamente poco più avanti di qua, e ero immerso nelle zanzare, prendevo uno sciame di zanzare e mi sono perso una mangiata di un pesce gigante perché ero lì intento a schiacciarmi addosso le zanzare piuttosto che a guardare quello che succedeva in acqua. Un antizanzare efficiente è sicuramente una cosa che non può mancare. Poi ovviamente se andate a pescare in un posto dove sapete che le zanzare non ci sono, oppure andate a pescare magari in alta montagna e sapete che lì non avete di questi problemi, ovviamente potete farne a meno. Però ad esempio noi quando abbiamo calato la barca questa mattina, proprio lì all'uscivolo della barca, le zanzare è pieno così. Io mi chiedo i carpisti come facciano a rimanere lì giorni e settimane intere, penso che si facciano il bagno proprio nell'antizanzare. Noi abbiamo in negozio il Jaico, questo antizanzare che vendono anche in farmacia in realtà, penso che però in negozio costi qualcosina meno, è eccezionale, un ottimo repellente, l'ho usato anche in viaggio in Lapponia, magari tanti non lo sanno, ma in Lapponia le zanzare, le moschine sono qualcosa di cattivissimo. Quando parcheggi la macchina e devi attraversare il bosco per raggiungere il torrente e pescare, sei invaso dalle zanzare, proprio non riesci neanche ad alzare gli occhi. Con questo ho avuto parecchio sollievo. Poi ovviamente se andate a fare dei viaggi particolari ci sono modelli, ci sono prodotti un pochino più specifici, ad esempio il Jungle, che tanti avranno conosciuto se hanno fatto dei viaggi magari in Sud America o comunque in Amazzonia a pesca, e infatti dovrò comprare anche il Jungle per il mio prossimo viaggio di pesca. Quinto ed ultimo consiglio per la pesca in estate, cappellino, ragazzi, cappellino fondamentale. Sceglietevi il modello che più vi piace, che più vi aggrada. Ovviamente se volete quello di Tutto Spinning lo trovate su tuttospinning.com, compresi quelli di Hooked che è dietro la fotocamera, ma un cappellino è fondamentale. Non scegliete cappelli troppo pesanti perché comunque appunto vi faranno sudare, scegliete magari cappelli, io preferisco cappelli con la visiera perché comunque proteggono qua davanti già dal sole, mi aiutano un po' con gli occhi, soprattutto magari quei momenti in cui l'occhiale lo tiriamo giù oppure non ce l'abbiamo, insomma cappellino con la visiera. E per chi come me appunto soffre di pochi capelli in testa, cappellini con tutti chiusi, possono sembrare un pochino più caldi, qui ovviamente andate a scegliere un tessuto un pochino più fresco, ma vi proteggono dal sole. È cappellino con la retina, classico tracker con la retina, vi bruciate la testa, ragazzi, ve lo dice uno che è tornato a casa qualche volta con il segno della retina qui sul coppino e sulla testa. Quindi un buon cappellino è fondamentale. Poi se potete abbinarlo appunto come vi avevo detto prima al cappuccio, state una crema. Spero che questi consigli che vi ho dato per andare a pescare in estate vi possano essere d'aiuto. Trovate tutti i prodotti di cui abbiamo parlato oggi, occhiali, abbigliamento, antizanzare, ghiacciaie, borracce, su tuttospinning.com, i link ve li metto in descrizione. In descrizione trovate anche i link per andare sul nostro canale Telegram, dove pubblichiamo costantemente i nuovi arrivi, le novità, le offerte, quindi è lì il posto fondamentale se non volete perdervi nulla di quello che facciamo Tutto Spinning, e sulla nostra pagina Instagram dove con le storie vi teniamo aggiornati su quello che succede in negozio e su tutte le novità che arrivano. Noi ci vediamo prossimamente qui sul canale YouTube con un nuovo video, quindi iscrivetevi al canale YouTube per non perdervelo. Voi intanto magari andate a pescare e mi raccomando, proteggetevi dal sole con i prodotti di Tutto Spinning.